Una buona serata, benvenuti all'edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo con il nuovo allarme da parte di Forza Italia per il caso della realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Questa volta il consigliere regionale Mauro Febbo denuncia il rischio precarietà per tutti i lavoratori e di nuovo lo sperpero di denaro per un'opera che non risponde alle necessità degli abruzzesi. Francesca Romana Testi. Arrivano nuove indiscrezioni sul progetto presentato dalla società Maltauro e giunto alla sua seconda stesura in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Dettagli che il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, contesta uno ad uno con motivazioni che spaziano dal rischio precariato per i lavoratori attuali allo sperpero di denaro senza giusta causa con la realizzazione di un centro commerciale al suo interno con 26 attività commerciali e poi l'aumento di parcheggi gratuiti per i dipendenti e non per le categorie deboli, oltre ad un aumento per posti a pagamento che passerebbero da 151 a 488. Nessuna modifica per i posti letto invece, che resteranno 437 più i 61 di Day Hospital, invariato anche il numero delle unità operative complesse, quelle che per intendersi farebbero guadagnare l'ambito secondo livello all'intera struttura. Insomma, spiega Febbo, l'ennesima dimostrazione di una cattiva pianificazione della sanità in Abruzzo. Uno dei motivi per cui contestiamo il progetto di finanza, intanto perché solo una piccola parte, un quarto dell'intero mosocomio è soggetto a questo problema del cemento impoverito, perché si deve rifare tutto e non intervenire su quella parte. L'altro problema è l'affidamento per 30 anni di tutti i servizi a questo progetto di finanza, che sta a significare che man mano che scadranno i contratti ci sarà personale che andrà a casa, demoliamo e andiamo a realizzare una specie di centro commerciale. Non l'abbiamo capito, ma vengono nominate 26 attività commerciali all'interno di questa struttura, di cui una ristorazione di 750 metri, come se si dovessero fare anche i ricevimenti nunziali. 200 milioni di euro per la realizzazione di un manufatto che, secondo il consigliere regionale, potrebbero invece essere risparmiati utilizzando due nosocomi ormai inutilizzati a Chieti e gestire la necessità di interventi per i presidi di Vasto e Lanciano. Credo che veramente è un progetto che non ha i piedi per camminare, che rigettiamo, soprattutto insistiamo perché si sfruttino gli altri due monumenti che abbiamo a Chieti vuoti oramai, che è il San Camillo dell'Ellis e l'ex Santissima Annunziata, e soprattutto che in provincia di Chieti si intervenga per i due ospedali di Vasto e di Lanciano, che veramente sono in condizioni pietose. Sequestro conservativo da parte della Guardia di Finanza di beni mobili e immobili per un valore di 689.000 euro di una società del settore trasporti che opera a Sulmona. Si tratta della Gran Sasso Servizi, che per l'inchiesta coordinata dalla Procura di Sulmona, scattata dopo una segnalazione della Corte dei Conti, avrebbe beneficiato di contributi comunitari e regionali destinati alle nuove imprese del cratere sismico aquilano. Sulmona è esclusa dai fondi in quanto fuori cratere. Nello specifico, dalle indagini sarebbe emersa una truffa aggravata ai danni dello Stato messa in atto dai coniugi proprietari dell'azienda attraverso dichiarazioni false e la contraffazione di documentazione amministrativo-contabile. Il tutto per dissimulare la sede effettiva della società, in realtà operante fuori appunto dal cratere. Il contributo comunitario che avrebbero percepito sarebbe di 500.000 euro, danno erariale quantificato dal magistrato contabile con costi e spese dell'iter complessivo in appunto 689.000 euro. E adesso parliamo di politica e andiamo a Pescara. Centrodestra e Movimento 5 Stelle parlano del rimpasto di giunta nel capoluogo adriatico, giudicando negativamente gli oltre due anni di amministrazione. Paolo Renzetti. Revoca delle deleghe agli assessori, la prossima settimana ci sarà la nuova giunta. Qual è il pensiero dell'opposizione, del centrodestra in particolare? Facciamo una battuta, il sindaco ha detto che ha congelato le deleghe degli assessori. Io penso che gli assessori
con le loro deleghe siano già congelati e insieme al sindaco dal primo giorno in cui hanno iniziato ad operare, perché questa città non si è assolutamente accorta in questi anni di avere né un sindaco né una giunta se non per atti sbagliati e per attività mai portate a termine. E io penso che questa città abbia bisogno di ben altro che un semplice congelamento di deleghe o un cambio di assessori. Questa città ha bisogno di una nuova amministrazione, perché questo sindaco non è sicuramente in grado di gestire le situazioni, gli avvenimenti che stanno accadendo in città da due anni a questa parte. È evidentemente esclusivamente solo probabilmente un'operazione dettata da questioni di faide interne al PD, ovvero D'Alfonso contro Di Matteo, a seguito di quello che è accaduto nell'ACA, che sta accadendo all'interno del rinnovo dei vertici dell'ACA, ed è una questione di faude interne sia del PD che di altri gruppi di maggioranza, ma certo sicuramente non accadrà nulla di eclatante che porterà questo sindaco, questa amministrazione a svolgere meglio il proprio compito. Finalmente una presa di coscienza della insufficienza di questa giunta per i due anni e mezzo che sono passati, quindi è evidente che c'era bisogno di sostituire delle persone, c'è bisogno di sostituire appunto chi finora ha lavorato, e speriamo che le sostituzioni siano adeguate ai bisogni della nostra città. Il vostro resta comunque un giudizio critico sulla giunta Alessandrini? Assolutamente sì, assolutamente sì. Uno dei motivi principali è decisamente la delega all'urbanistica, che in questi due anni e mezzo è stata completamente dimenticata, è stata mantenuta dal sindaco, ma nulla purtroppo è stato portato avanti rispetto ai bisogni della città, alla pianificazione, allo sviluppo che questa città dovrebbe avere e che merita. Andiamo adesso in provincia dell'Aquila, in Valle Roveto, perché sono tante le incognite ancora per i 75 lavoratori di Canistro dello stabilimento Santa Croce, che sono in mobilità e con pochi spiragli per il futuro. Filippo Tronca. Politica regionale mobilitata per la vertenza Santa Croce di Canistro, dove sono a rischio 75 posti di lavoro, a seguito della mobilità decisa dall'attuale proprietà, che non ha ottenuto proroghe per la concessione dopo l'annullamento del bando vinto nell'autunno 2015. La novità ribadita dal vicepresidente Giovanni Lolli sia a Canistro in occasione di un'assemblea pubblica nell'aula consigliare, sia a Palazzo dell'Emiciclo in conferenza di capigruppo, è che il nuovo bando è pronto e prevederà un ambizioso piano industriale adeguati livelli occupazionali. Recentemente, nell'ultimo incontro, abbiamo trovato un punto che secondo me è un punto ragionevole. A me non mi interessa di fare questioni di principio le faremo in altra sede. A me interessa di avere la disponibilità di quel pezzo di bene che rende il bando possibile. Gli avvocati a Santa Croce ieri sono messi in contatto con i nostri dirigenti e spero che su questo si arrivi nel giro di questa settimana a un punto di accordo. Noi rientriamo in possesso del bene, parte il bando e il bando poi è il bando, risponderà chi ha interesse a rispondere. È chiaro che il bando verrà fatto diversamente da come fu fatto precedentemente. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pancrazio, però esprime preoccupazioni per le tempistiche. I lavoratori, terminata la mobilità, avranno infatti al massimo due anni di NASPI, il nuovo ammortizzatore sociale. Beh, l'unica preoccupazione è quella di salvaguardare i posti di lavoro e di salvaguardare un'attività così importante che porta anche il nome dell'Abruzzo. Oggi abbiamo audito il vicepresidente Lolli, su questo versante l'intera conferenza converge, l'unità è quella di tutelare i posti occupazionali. Nella riunione di Canistro il sindaco Angelo Di Paolo ha ribadito con forza che tutta la comunità è compatta nel voler salvare e rilanciare lo stabilimento, con quale imprenditore non importa, purché sia ambizioso e capace di far tesoro di una delle migliori acque minerali in Italia. Il mercato è molto vasto, viene aggredito, l'Italia risponde anche positivamente rispetto alla proposta di un'acqua che sappiamo tutti quanti è stata dichiarata la migliore sotto l'aspetto organolettico, delle qualità eccetera d'Italia, tra tutte quante le altre acque. Io non capisco perché altri possono avere degli spazi che non so, io non perché voglia sminuire il valore delle altre acque, ma la Guizza ad esempio ha assunto tanto personale, ha assunto 100 persone, e quindi perché se lo fa la Guizza lui non lo può fare? Evidentemente avrà altre visioni del mercato o della costruzione di un'azienda o della gestione e dell'organizzazione di un'azienda, ma questo non è che può dare la responsabilità a noi, è una cosa che riguarda lui.
Adesso andiamo a Chieti perché sembra farsi sempre più vicino l'avvio dei lavori di bonifica per l'area andata in fiamme nel giugno 2015. Parliamo della discarica abusiva di Colle Sant'Antonio. Ad annunciarlo il sindaco appunto di Chieti, Umberto Di Primio, che ha incontrato i vertici della regione e ha ottenuto il loro impegno economico. 15 mesi dall'incendio alla discarica di Colle Sant'Antonio. Sembra trovare la quadra l'operazione di avvio della bonifica. Se nei giorni scorsi la buona notizia riguardava la revoca dell'ordinanza che vietava l'utilizzo di prodotti coltivati nelle aree circostanti, oggi la Regione dà la sua approvazione per i fondi necessari alle operazioni, anche se in via ancora generale, visto che gli interventi possono essere condotti secondo più modalità e diversi anche i costi. Abbiamo fatto questa riunione con il sottosegretario Mazzocca, con il sindaco di Bucchianico e con la prefettura e l'ARTA soprattutto, la quale ARTA ci ha dato confortanti risultati rispetto ai livelli di inquinamento che sono al di sotto della media, ma soprattutto oggi ARTA ci deve dare i codici CER di quei rifiuti in modo che si possa avviare i 5.250 metri cubi di rifiuti ad una destinazione diversa da quella del sito di Colle Sant'Antonio. Per far questo abbiamo bisogno ovviamente di intervenire con delle ordinanze che predisporrò io, ma è necessario prima che io faccia le ordinanze che la Regione ci dia certezza sulla finanziabilità del progetto di bonifica, progetto che verrà redatto dal Comune in collaborazione con la Regione, e ovviamente ci dovrà dare certezze anche sui tempi di erogazione dei fondi, perché solo a quel punto potremo per davvero appaltare i lavori per la pulizia dell'area e quindi della caratterizzazione della stessa. Esiste una stima indicativa della somma che è indispensabile per la bonifica? Già nel dicembre del 2015 noi avevamo fornito alla Regione un primo progetto che ovviamente adesso va adeguato alla piena conoscenza della situazione di quel sito, che stima l'intervento oscillabile a seconda della modalità di lavorazione e di smaltimento dai 300 ai 500 mila euro. Parliamo adesso del referendum costituzionale. Il prossimo 4 dicembre parte il tour in Abruzzo del camper del Movimento 5 Stelle per dire no al referendum costituzionale. Oggi a Pescara la presentazione dell'evento. Consigliera Marcosi, parte questo camper, questo giro itinerante per l'Abruzzo per dire no, di votare no al prossimo referendum. Per dire no alla riforma incostituzionale Boschi-Renzi-Verdini. Noi crediamo tutti, portavoce del Movimento 5 Stelle Abruzzo, dai comunali ai regionali ai parlamentari, credono di dover combattere, di scendere in campo proprio per due mesi contro questa riforma, che troppo spesso i motivi del no vengono celati, diciamo, dai media e dai giornali. Noi andremo nelle piazze, 77 piazze, a partire dal comune più piccolo d'Abruzzo, Montelapiano, per finire con l'acqua. Quella tra due mesi, a raccontare i motivi del no, che sono dei motivi assolutamente fondati. Oggi qui in Piazza Unione a Pescara ci sono tutti i consiglieri regionali, consiglieri comunali, dunque uniti e compatti in questo giro per la nostra regione. C'è anche un parlamentare, gli altri sono a Roma, siamo assolutamente uniti e compatti e crediamo che questa sia una priorità, perché troppo spesso i cittadini pensano che la riforma incostituzionale, mi viene da dire, che la riforma costituzionale non incida sulle loro vite. In realtà inciderà sulle loro vite e ci sarà una grave perdita di sovranità da parte della popolazione. Abruzzo agli ultimi posti in Italia in materia di credito, i prestiti alle imprese artigiane a marzo di quest'anno sono calati dell'8,6% a fronte di un meno 6,1 su scala nazionale, cioè 90 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2015, dato che colloca la regione al terzultimo posto nella graduatoria nazionale. L'ammontare totale del credito concesso all'artigianato in Abruzzo è pari a 949 milioni di euro. E quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'indagine del Centro Studi della Confederazione Nazionale. A livello provinciale i dati peggiori si registrano a Chieti, che con il meno 13,4% si classifica al 106esimo posto della graduatoria nazionale. Seguono Teramo, meno 9,9%, Pescara, meno 7%. Seppur con il segno meno, il risultato migliore si registra all'Aquila ed è il risultato migliore non solo d'Abruzzo ma anche d'Italia, meno 1,2%, primo posto della graduatoria nazionale con 198 milioni di euro. E dunque complimenti alla provincia dell'Aquila, almeno questo dato
positivo. Una due giorni sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulle politiche energetiche da porre in essere su scala globale. Questo è il tema del confronto in un programma oggi e domani a Pescara al Museo delle Genti organizzato dalla Regione Abruzzo. Stiamo parlando di un tema estremamente concreto, basti pensare agli effetti dell'emergenza meteo del marzo 2015 per vedere come se si fosse più pronti ad adattarci a questi cambiamenti climatici si sarebbero potuti ricercare e trovare moltissime economie che altrimenti invece devono essere impiegate per la riparazione dei danni. È un tema ovviamente globale, ma è un tema che all'Abruzzo sta molto a cuore, proprio perché liberando queste risorse possono essere impiegate in altri comparti della vita sociale e di comunità. Il sottosegretario Mario Mazzocca ha parlato poi di quelli che saranno i prossimi appuntamenti che vedranno la Regione Abruzzo protagonista. E chiaramente adesso siamo andati avanti e presenteremo anche le attività che nel frattempo abbiamo condotto, dalla preparazione alla partecipazione alla COP22 di Marrakech e alla presentazione invece di due importanti progetti LIFE sul tema adattamento climatico. In uno siamo leader, in un altro partner, presentato dalla Bocconi di Milano. Il primo, fra l'altro, inerisce interventi sul tema delle alluvioni. Una delle realtà urbane prescelte è proprio Pescara, proprio perché credo si presti maggiormente a sperimentare questo nuovo modo di approcciarci al nostro territorio. Interventi già a partire da questo sabato per fronteggiare l'emergenza dei cinghiali nel Chietino. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla caccia, Nino Pepe, tracciando il bilancio della riunione tenutasi ieri proprio a Chieti con il prefetto Antonio Corona, il presidente della provincia Mario Pupillo e i sindaci del territorio. La regione prevede una riduzione del 75% del danno nel triennio 2017-2019 grazie agli interventi del piano, con un risparmio di circa 2 milioni di euro e la riduzione drastica degli incidenti stradali provocati dall'attraversamento dei cinghiali che avvengono nelle aree non vocate. Queste risorse permetteranno l'aumento della quota di rimborso per i danni da cinghiali agli agricoltori, attualmente liquidati al 35% del danno stimato. Gli interventi predisposti dall'ente saranno attuati grazie a strumenti già a disposizione e contenuti nel regolamento regionale della caccia al cinghiale, ovvero caccia e controllo. Le operazioni di controllo, conclude l'assessore Nino Pepe, si svolgeranno tutto l'anno. E non ci sarà nessun depotenziamento del centro disturbi del comportamento alimentare dell'ospedale di Popoli. Lo assicura l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, raccogliendo l'invito dell'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco a fare chiarezza sul futuro della struttura. Nei giorni scorsi la Sclocco, condividendo le preoccupazioni sollevate dagli utenti che temono una penalizzazione del centro in coincidenza della riorganizzazione della rete ospedaliera in fase di attuazione, aveva inviato una nota a Paolucci chiedendo di fornire appunto rassicurazioni. I timori sono legati alla circostanza che nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale è previsto il trasferimento dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale di Popoli, a cui il centro di disturbi alimentari afferisce, di cui è parte integrante nell'ottica di un percorso terapeutico articolato. E dopo 5 anni il centro polivalente di Royo Piano, realizzato dalla Caritas e costato 1 milione di euro, è ancora inutilizzato. La rabbia dell'associazione Abruzzo Autismo Onlus. Royo Piano, frazione del comune dell'Aquila. A 7 anni e mezzo dal terremoto del 6 aprile 2009, il centro storico medievale è ancora un rudere invaso dalle erbacce, abitato dal silenzio e dall'attesa e forse anche dalla rassegnazione. Ma quello che forse fa più rabbia è che simile destino è toccato anche al centro polivalente, costruito proprio per dare una risposta immediata ad una comunità senza più un paese e luoghi di incontro. Inaugurato nell'ottobre 2012, realizzato dalla Caritas con 1 milione di euro di donazioni post-sismiche. A complicare le cose la solita burocrazia. Problemi si sono verificati ad esempio con l'accatastamento e la definitiva dichiarazione di agibilità che ha impedito il passaggio di consegne da Caritas a Comune.
Nell'interminabile attesa, la struttura, inutilizzata per lunghi 4 anni, sta però intanto degradando. Sulle pareti sono visibili, ad esempio, i segni di infiltrazione d'acqua dal tetto. Una beffa, un motivo di immensa amarezza, soprattutto per l'associazione Abruzzo Autismo Onlus, che da anni chiede di poter utilizzare la struttura, dotata di 6 mini appartamenti, cucine, di ampi e luminosi locali senza barriere architettoniche. Un edificio ideale, insomma, per l'innovativo progetto Weekend Respiro, che prevede soggiorni ludici e terapeutici nei fine settimana per persone autistiche e le loro famiglie. Il presidente dell'associazione, Dario Verzulli, padre di una ragazza autistica, ha più volte incontrato la curia aquilana e il comune per proporre questa destinazione d'uso, ricevendo solo pacche sulle spalle e rassicurazioni, mentre l'ortica, la vitalba e la cicoria crescono rigogliose intorno al centro polivalente. Ci pensavo qualche giorno fa, proprio a valle, diciamo, dell'emergenza del sisma di Amatrice, di quei territori, quale valenza e quale utilità potrebbe rappresentare questo centro polifunzionale con anche degli alloggi, sì, appartamenti perfettamente arredati. Tra l'altro io ricordo agli ascoltatori che noi abbiamo presentato una istanza specifica come associazione per la gestione di questo centro in condivisione con le associazioni locali o la comunità locale di Roio, affinché divenisse un luogo di riferimento per i weekend respiro, cioè un luogo dove attività di respiro per le famiglie con autismo potesse essere garantito sia alle famiglie aquilane ma a quelle abruzzesi. Per noi è oro colato una struttura del genere. Però aspettiamo che venga, insomma, speriamo che prima o poi vengano utilizzate. L'Istituto Statale d'Arte Mario Dei Fiori di Penna è stato oggetto dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza appaltati dalla provincia di Pescara. Il presidente dell'ente è andato a visitare il liceo artistico, che a breve vedrà terminati i lavori. Oggi è stato un gran piacere ricevere il presidente Di Marco a scuola. La presenza fa seguito a dei lavori che sono stati svolti durante l'estate e che ormai sono arrivati al termine, per cui siamo in fase di riconsegna. I lavori hanno previsto una ristrutturazione, un adeguamento per la sicurezza di alcuni spazi. Aspettiamo veramente la fase successiva, che è la ristrutturazione della parte inagibile, che ormai è chiusa dall'evento sismico del 2009. Sarà un lavoro importante che ridarà veramente tanto spazio alla scuola e di cui la scuola ha tanta necessità in questo momento. Con la preside dell'Oso condividiamo la necessità di intervenire certamente non solo sugli interventi che si stanno per concludere, ma anche sull'altro importante investimento di 850.000 euro, che consentirà a tutto l'edificio di riavere la piena funzionalità. È stato per me un momento molto importante quello di oggi, perché incontrare dei ragazzi che stanno iniziando l'attività scolastica proprio qui e averli così, diciamo, direttamente coinvolti anche sulle scelte che la provincia sta portando avanti sulla sistemazione di questo edificio significa anche dare loro la certezza sul futuro di questo plesso, che per noi è indiscutibile e su cui lavoreremo per consentire ulteriori iscrizioni e avere appunto la giusta forma di sostegno che merita un istituto di alta qualità e qualificazione come quello in cui ci troviamo. Domani prenderà il via la 23ª edizione della rassegna polifonica aprutina di Teramo. Andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti in programma. Il venerdì 30 settembre alle ore 21, sempre presso l'Aula Magna del Convitto Nazionale Delfico in Piazza Dante, aprirà il Coro Verdi, come tradizione, occuperà poco spazio per fare ospitalità agli altri. Poi ci sarà un coro di Chieti, coro contemporari Novus e infine la Scuola Cantorum Pacini di Adri. Il sabato ci sarà questa giornata di studio. Alle 15.30 del pomeriggio ci saranno delle audizioni aperte a tutti i giovani fino ai 30 anni per la formazione di un nuovo coro regionale. E alla sera poi ci sarà il coro di Abason di Roma e il coro Vocalia Consort sempre di Roma, diretto da Marco Berrini. La domenica alle ore 12 presso il Duomo la consueta partecipazione alla solennizzazione della messa da parte dei cori che hanno partecipato a questa rassegna. La nostra sede storica, tradizionale, è stata dichiarata inagibile.
ci siamo un po' guardati negli occhi, che facciamo, che non facciamo, io lascio immaginare proprio nel pieno dell'organizzazione a 10-12 giorni dalla data, però alla fine proprio ecco, guardandoci senza parlare magari negli occhi abbiamo detto no, dobbiamo andare avanti, dobbiamo superare questa difficoltà e la supereremo. Apriamo adesso la pagina di sport, partiamo con il Pescara che oggi ha ufficializzato la partnership con Pavoni Auto, concessionaria di Volvo Car Italia. Il marchio automobilistico svedese sarà l'auto ufficiale della squadra bianco-azzurra. Vediamo. Nato questo accordo con Volvo e nella fattispecie con il concessionario di zona che è Pavoni Auto, che si è prodigato affinché si potesse arrivare a questo accordo con Volvo Italia, e abbiamo siglato questo accordo che ci unisce i due marchi per 3 anni. La cosa che mi ha fatto molto piacere, al di là della volontà dei concessionari che è stata forte, ma anche il fatto che Volvo Italia non ha fatto distinzione con noi, voi sapete che sono presenti nel calcio ad alto livello con squadre ben più importanti del Pescara, con noi non ha neanche fatto la distinzione di categoria, per cui non è interessata assolutamente la categoria, ma avevano voglia di legare il loro marchio alla squadra del Pescara e questo mi ha fatto enormemente piacere. Siamo contentissimi di questo rapporto a cui tenevamo tanto, abbiamo cercato tanto di avere questo incontro, siamo riusciti. Crediamo molto che siano una bella realtà per Pescara, la squadra di calcio, e noi farebbe piacere anche rappresentare degnamente anche noi la nostra città con il marchio Volvo, che è un bellissimo marchio che rappresentiamo già da qualche anno. E fa piacere che il Pescara sia in Serie A. Noi comunque abbiamo siglato un accordo anche pluriennale, speriamo che sia sempre in Serie A, ma abbiamo detto chiaramente che a noi interessava comunque affiancare al Pescara Calcio a prescindere. E i biancazzurri saranno in campo sabato pomeriggio alle 18 allo stadio Adriatico contro il Chievo. Prosegue la preparazione in vista di questo match casalingo. Nessun problema per Alessandro Crescenzi, che dunque in caso di conferma della squalifica potrà sostituire Zampano sulla corsia di destra della difesa. Intanto, proprio a margine dell'incontro di questo pomeriggio, il presidente Sebastiani è tornato sulle dichiarazioni del presidente del Genoa Enrico Preziosi e anche sul caso del ricorso del Sassuolo per i 3 punti assegnati a tavolino al Pescara. Lo ascoltiamo. Tra poche ore ci sarà questa importante sfida con il Chievo, però si parla ancora di quanto accaduto a Genova qualche giorno fa. Il presidente Preziosi ancora una volta ne ha approfittato per parlare del Pescara. Dice il presidente Sebastiani ama giocare a pallavolo. Ma io penso che il Pescara, più che il presidente Sebastiani, piace lo sport in genere, però il Pescara penso che giochi molto bene al calcio e probabilmente qualche altra squadra invece gioca a calci, perché per trovarsi con tante ammonizioni, tante espulsioni, evidentemente non è sicuramente un capriccio degli arbitri. Quindi io mi tengo il mio Pescara che gioca a calcio e lui continuasse a giocare come vuole. Settimana prossima, per chiudere, presidente, probabilmente verrà discusso il ricorso del Sassuolo sulla vittoria a tavolino data al Pescara per la gara del Mapei Stadium. Fiducioso? Ma io continuo a leggere dichiarazioni dappertutto che tutti quanti sono fiduciosi. Il Pescara, siccome non è stato il Pescara a fare nessun ricorso, a chiedere i 3 punti, ma sono arrivati grazie al fatto che probabilmente ci sono le regole, c'è qualcuno che le fa rispettare. Se dovesse essere il contrario, sicuramente ci sarebbe qualcosa da rivedere, perché le regole si fanno prima, si discutono, si approvano, poi non è che si contestano nel momento in cui vengono applicate per qualcuno. Se uno ha sbagliato, forse sarebbe qualche volta il caso di dire ho sbagliato, facciamo prima. E in Lega Pro sabato pomeriggio il Teramo sarà di scena a Bolzano contro il Sud Tirol. Non ci sarà Federico Carraro, invece Tommaso Dorazio dovrebbe far parte della truppa biancorossa. Ha parlato il tecnico del Teramo Federico Nofri, lo ascoltiamo. Sicuramente ho visto i ragazzi contenti della prestazione, del risultato, e è normale che quando ci sono le prestazioni abbinate al risultato ci sia anche molta più predisposizione negli allenamenti, molta più serenità, e di questo
di questa cosa ne dobbiamo trarre vantaggio, cercando di andare a Bolzano per fare un risultato positivo e soprattutto per dare segnali di miglioramento in alcune circostanze, ma soprattutto di classifica. Obiettivamente il Teramo visto con il Fano ha sorpreso anche il sottoscritto, perché i giocatori hanno fatto una partita determinante da tutti i punti di vista, quindi abbiamo lasciato poco ai nostri avversari e forse c'era grande spirito di rivalsa, grande volontà nel voler dimostrare, no? Quelli che erano stati precedentemente risultati e prestazioni poco positive. Quindi questo è un altro banco di prova secondo me a livello di coefficienti di difficoltà superiore, perché visionando le partite del Sud Tirol ho visto una squadra con giocatori bravi sia singolarmente che di reparto, dunque dobbiamo veramente giocare da squadra sabato per ritornare con un risultato positivo, perché credo che il Sud Tirol sia una squadra organizzata, sia una squadra composta da abili giocatori nel reparto avanzato, e quindi massima attenzione e massima disponibilità. Andiamo in Serie D adesso, perché vediamo le dichiarazioni del presidente dell'Avezzano, Gianni Paris, proprio presi dal sito web della società Biancoverde, che dice: cerco nuovi soci, visto il momento storico che stiamo vivendo, esordisce Paris, faccio appello a tutti gli imprenditori avezzanesi e marsicani affinché entrino a far parte della causa Biancoverde. Insieme possiamo fare grandi cose, mi auguro che qualcuno si faccia vivo nel mio studio legale oppure nella segreteria dello stadio dei Marsi. L'Avezzano Calcio ha bisogno di tanti cuori per entrare nella storia del calcio italiano, vi aspetto. Queste sono le parole del presidente. Peraltro Avezzano Muravera, che sarà il prossimo impegno di campionato dei biancoverdi, si giocherà, è stato anticipato di mezz'ora, non alle 15 ma alle 14:30 sarà il fischio d'inizio. Questo per facilitare la squadra sarda del Muravera nel ritorno poi in Sardegna nel momento in cui è terminata la partita. Dunque Avezzano Muravera non come era stato come da calendario alle ore 15 ma alle ore 14:30. E chiudiamo con una notizia di basket, anche questa la prendiamo dal web, ovvero l'accordo tra il Campli Basket e la nostra emittente, che dunque trasmetterà tutte le partite della squadra farnese di coach Piero Millina sul nostro canale, e dunque per tutti gli appassionati di basket e per tutti i tifosi di Campli e non solo, la possibilità di vedere le partite della formazione biancorossa sui nostri canali. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla terza ed ultima edizione del nostro telegiornale questa sera alle 23. È tutto, buona serata.